Io ho visionato quanto è il comunicato del vicepresidente del Consiglio regionale Biancani, il quale dice che i 15 posti letto vanno a deficitare i 40 posti letto di RSA Briciotti. Mi dispiace che venga fuori questo paragone, perché insomma sono due questioni totalmente diverse. I 40 posti di letto di RSA Briciotti rimangono, l'ospedale che verrà realizzato, e ieri abbiamo fatto un altro sopralluogo con l'assessore Saltamartini e con la dottoressa Storti per dare anche un cronoprogramma di quelli che potrebbero essere inizio lavori probabilmente previsti per aprile, prevederà una nuova struttura integrativa al Briciotti che vede 15 posti letto, probabilmente e possibilmente, potenzialmente potrebbero diventare anche 30, che vanno a integrare la sanità territoriale nell'ottica di quelli che sono la riduzione delle liste d'attesa. Un ospedale di comunità a Monbaroccio, perché non è di Monbaroccio, è a Monbaroccio e serve tutta la comunità, permette di creare una nuova struttura all'avanguardia, tecnologicamente di alto profilo, a efficientamento energetico, a impatto zero, che serve una comunità per tutte quelle persone che devono andare in ospedale, ma che prima dell'intervento e dopo l'intervento hanno una struttura che li accoglie. Questo permette di liberare posti letto nelle strutture ospedaliere e probabilmente, sono convinto, anche di abbassare quelle che ridurre le liste d'attesa. Quindi Biancani ha fatto un po' di confusione fra i posti di RSA Briciotti e l'ospedale di comunità. E non è vero, come ha detto almeno nel comunicato che ho letto, che i 40 posti diventano 15. Mi dispiace dirlo, bufala, o comunque un'errata interpretazione del consigliere, perché i 40 posti del Briciotti ad oggi sono al Briciotti e i 15 posti di ospedale di comunità hanno un altro profilo, che è quello ospedaliero di ricovero pre e post ricovero.